benvenuto al nostro ospite di stamattina, Alì Esani. Buongiorno Alì. Buongiorno. Accomodati. Con te raccontiamo i cristiani perseguitati in Afghanistan. Dicevo, tutti abbiamo negli occhi le immagini del 15 agosto scorso, quando il tuo paese veniva preso da una minoranza, quella dei talebani. Tu in realtà, iniziamo da come hai vissuto quei giorni. Infatti quei giorni, siccome in 20 anni che anche io sono stato perseguitato in Afghanistan da una famiglia cristiana, che era, mia famiglia erano cristiani, però di nascosti, quella ferita un po' era coperta, era guarita. E quel giorno, quando è successo gli arrivi dei talebani, quella ferita di nuovo è stata aperta, quel incubo, soprattutto di chi erano in Afghanistan. Quel giorno proprio sognavo, pensavo a quel passato che io ho vissuto in Afghanistan, quando ero piccolo. Questa ferita si è aperta anche perché a un certo punto sul tuo cellulare arriva un messaggio WhatsApp da una ragazza, Adila, che tu avevi conosciuto e che, pensate, qualche giorno prima tu avevi potuto far partecipare lei e tutta la sua famiglia con una videochiamata ad una messa, anche loro cristiani in Afghanistan. Già la situazione per loro non era semplice, con la presa del regime talebano le cose si complicano. Ti arriva questo messaggio sul tuo cellulare e ti dice: abbiamo bisogno di te, chiedono il tuo aiuto. Sì, infatti, perché io questa famiglia seguivo da 6 mesi fa. Ho conosciuto perché questa è una famiglia cristiana. All'improvviso mi manda un messaggio, mi dice che guarda, i talebani sono arrivati a Kabul, adesso noi non possiamo più essere liberi, non possiamo più andare in giro, esprimere anche la nostra libertà. Già che in questi 20 anni che la presenza dell'Occidente, loro già non avevano quella libertà. Mi dice che comunque adesso abbiamo paura, perché già io quando 2 giorni fa, prima di arrivare dei talebani, mandavo messaggi, trasmissione della messa, la suo padre è stato arrestato, quindi loro sono scappati, erano nascosti per una settimana, andavano di tutti i quartieri, un giorno da una parte e un giorno dall'altra parte. Comunque io subito sono mosso, grazie a Silvia Costa, onorevole Silvia Costa, ho telefonato tramite lei, subito ha telefonato il Ministero degli Esteri e il Ministero degli Interni per portare questa famiglia in Italia. A questo punto però anche noi, i media, la comunicazione aiutano. Giacomo, a questo proposito ci dai una mano tu. Esattamente, perché poi vediamo come le storie di una sola persona diventano storie anche di altre, storie comuni, e penso che lo vedremo all'interno di tutta quanta la nostra mattinata. Ci colleghiamo via Skype con Giorgio Bernardelli, giornalista di Asia News. Buongiorno Giorgio. Buongiorno a voi. Giorgio, voi ad Asia News, te in particolare, siete stati i custodi, i depositari di questa storia. Come siete entrati in contatto con la storia di Adila? In maniera molto semplice, come stava raccontando adesso Alì, cioè come state facendo voi oggi. Io ho chiamato Alì per capire, insomma, come lui stava vivendo quanto stava succedendo, e lui ci ha consegnato questa storia che noi abbiamo rilanciato come un po' il nostro compito, quello di dare voce a chi si trova in queste situazioni. La cosa straordinaria è che appunto anche attraverso questo piccolo aiuto, questo piccolo dare voce, tutto il mondo si è mosso, nel senso che altre persone, oltre a Silvia Costa che citava prima Alì, c'è stata tutta una collaborazione di realtà, la Fondazione Meet Human, una serie di disponibilità anche all'interno delle istituzioni che hanno reso possibile appunto andare a portare in Italia questa famiglia che si trovava in pericolo. Al tempo stesso risulta un po' sia un approfondire quella che è una situazione attuale e peraltro insomma già esistente da tempo, insomma non nasce ieri e nemmeno l'altro ieri, la difficoltà di essere cristiani in Afghanistan, e contemporaneamente anche scoprire
la voglia pure di essere vicini, la voglia di solidarietà in qualche modo. Sì, assolutamente. Intanto ricordiamolo, l'Afghanistan già prima dell'arrivo dei talebani, lo diceva prima Ali, è uno dei paesi peggiori nelle classifiche sulla libertà religiosa. Peggio dell'Afghanistan c'è solo la Corea del Nord in questo tipo di statistiche. Per cui è già un posto dove essere cristiani era comunque praticamente impossibile apertamente per gli afghani. Al di là di questo, però, era un posto dove in questi 20 anni, anche attraverso la presenza di tante realtà assistenziali, ma anche di alcuni missionari entrati come operatori umanitari, si erano create comunque una serie di situazioni, una serie di aiuti importanti. Tra le altre immagini più forti di questi giorni che ci ricordiamo tutti c'è quella delle suore di Madre Teresa, no? che con il ponte aereo arrivano in Italia portando con sé anche dei disabili gravi che non potevano essere abbandonati là. Ci sono le mille modi, le mille strade che in questa grande storia, in questa grande tragedia che l'Afghanistan sta vivendo, hanno reso comunque possibile una presenza cristiana attraverso il volto della solidarietà. Ed è un volto che oggi non può essere più presente oggi in Afghanistan, nella situazione in questo momento, ma siamo sicuri che è un seme che non andrà perso, che comunque pur nelle mille difficoltà, nelle ferite che questo popolo va vivendo ora, rimarrà e non sarà stato vano. Stiamo raccontando, per chi si fosse messo in collegamento soltanto adesso, la storia di una ragazza. Questa ragazza si chiama Adila, una cristiana in Afghanistan che in qualche modo, con grandi difficoltà, attraverso la voce di un altro esule, Ali, che abbiamo in studio, attraverso la voce di Asia News, che abbiamo invece collegati via Skype, è riuscita finalmente ad arrivare in Italia. Racconteremo fra poco la sua storia attraverso anche chi l'ha accolta qui in Italia. A fra poco, pubblicità. Tornati in diretta di Buon Mattino, quello che stiamo facendo è raccontarvi una storia che nonostante il dolore, nonostante la guerra, porta con sé un barlume di luce. Questa storia è l'esperienza straordinaria che è riuscita a compiere Ali Ehsani, che è qui con noi stamattina, è riuscito a portare in Italia una famiglia di cristiani che vivevano in Afghanistan nonostante la presa di potere dei talebani. Perseguitati, e in quel caso l'Unione ha fatto la forza. È collegato con noi Giorgio Bernardelli, giornalista di Asia News, che ha aiutato Ali in questo compito a portare quella luce, a portare sotto i riflettori questa storia. Ci siamo fermati però prima della pubblicità al momento in cui forse la parte più bella viene compiuta. La famiglia di Adila arriva in Italia. Giacomo. In questo modo vogliamo anche ampliare la nostra discussione e vogliamo includere chi materialmente, effettivamente ha accolto qui in Italia la famiglia di Adila. E allora ci colleghiamo con Francesco Napoli della Fondazione San Michele Arcangelo. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi e grazie per l'invito, buongiorno. Grazie a te per essere presente, perché vogliamo raccontare una storia di insieme, lo abbiamo visto, insomma ci sono tanti tasselli e tutti questi tasselli portano alla salvezza di Adila. Quindi cerchiamo anche di capire come è arrivata in Italia, ma soprattutto come te, come voi avete saputo della sua storia. Beh, noi abbiamo incontrato Ali una mattina quando il nostro fondatore Daniele Nembrini legge il quotidiano, legge questo appello che Ali scrive e cerca di contattarlo. Lo contatta e gli dice: senti, io non so se riuscirò a fare qualcosa, ma sicuramente io ci sono. E da lì parte tutto quello che dopo ha raccontato lui, l'impegno di tante persone per portare i nostri fratelli afghani in Italia e metterli in una condizione adeguata per la realizzazione di loro stessi, insomma. Quindi il tutto nasce da una lettura di un piccolo trafiletto che Ali scrive su un quotidiano.
poche parole, un piccolo trafiletto, come dici, ma che riesce a fare tantissimo ed è riuscito a fare tantissimo. C'è, Francesco, un episodio che voglio farti raccontare che riguarda proprio la sera dell'arrivo, perché è stata caratterizzata da un'esperienza, da un'immagine che forse c'ha tanto da dire. Sì, è questo. La prima sera sono arrivati molto stanchi e molto provati. Dopo averli fatti cenare e accolti, i nostri amici giù a Roma, che li hanno ospitati, li hanno invitati ad una serata di canti. Hanno cantato insieme per circa un'oretta e hanno cantato tutti, anche se non conoscevano le canzoni. Ma la cosa bellissima è che mi ha raccontato Ali anche che alla fine, mentre stavano andando a dormire, una delle nostre sorelle afghane continuava a canticchiare una canzone che le era rimasta impressa. Devo dire che quando qualcuno riprende a cantare, riprende a guardare la realtà con uno sguardo di positività e di speranza, vuol dire che è accaduto qualche cosa. Ecco, per noi il fatto di aver accolto 14 fratelli afghani è perché anche a noi della Fondazione Meet Human è accaduto qualcosa. Sicuramente l'incontro con Gesù è il motivo scatenante di tutta questa speranza e di tutto questo impegno. Se questo è il presente della famiglia, va da sé che il pensiero va al futuro. Qual è il destino della famiglia di Adila? Beh, sicuramente è un futuro di positività, anche perché devo dire che questa settimana loro arriveranno a Bergamo, dove abbiamo già preparato gli alloggi in maniera che possano vivere la loro quotidianità in maniera adeguata. Abbiamo iniziato un percorso di screening delle capacità, delle abilità degli adulti. Abbiamo parlato con i ragazzi per capire qual è il percorso scolastico che preferiscono fare. Insomma, quello che verranno inseriti in un percorso di alfabetizzazione che durerà circa 4 mesi. Insomma, il tentativo è quello di metterli nelle condizioni di poter riprendersi in mano il loro destino. E quindi tutto quello che faremo è volto alla realizzazione di loro stessi e quindi al compimento di ciò che desiderano. Francesco, prima di chiudere, 30 secondi per ragionare su un'ultima cosa. Molto spesso si pensa, leggendo i giornali, è gente in difficoltà, ma ci può pensare qualcun altro, ci sono gli stati, c'è qualcun altro che baderà a loro. Tu sei qui anche oggi per dire non è così, c'è qualcosa che va messo in atto. Sì, dico soltanto questo: la nostra decisione come Meet Human, come fondazione, di non utilizzare fondi e finanziamenti pubblici per far fronte agli aspetti impegnativi economici della loro accoglienza, è un rilancio, è un rilancio grande, cioè vogliamo rischiare tutto sulla carità per la carità. Penso che sia una responsabilità di tutti poter rischiare sulla carità per la carità. E su noi vogliamo farlo. Ci vogliamo lasciare, perché è proprio il messaggio che vogliamo che rimanga impresso anche a chi ci sta seguendo: la carità per la carità. Bisogna essere in qualche modo protagonisti di questa possibilità di aiuto che fa bene anche a noi. Grazie a Francesco Napoli, collegato con noi. Grazie. Della Fondazione San Michele Arcangelo. Voglio anche ringraziare e salutare Giorgio Bernardelli, giornalista di Asia News, che è stato appunto illatore di questa notizia. A tutti quanti, grazie Giorgio Bernardelli. Antonella, grazie a voi. Noi continuiamo questo racconto, Giacomo, perché abbiamo sentito la parte forse burocratica, ovviamente bellissima, dell'arrivo della famiglia di Adila. Ricordiamolo, non è solo lei, abbiamo visto le immagini, lei, le sue sorelle, il suo fratellino più piccolo. Ali, ma come hai vissuto i momenti in cui stavate organizzando l'arrivo in Italia? Come hai vissuto quando hai saputo che finalmente erano salvi, che qualcosa di straordinario era stato compiuto? Io sempre dico che
Se prendiamo cura di una malattia, si può vincere o può perdere. Se invece prendiamo cura di una persona, vinciamo sempre. Grazie a tutte queste collaborazioni insieme, come una squadra, no? Insieme a questa fondazione Meet Human, Silvia Costa e altre persone che hanno collaborato, militari italiani ovviamente, comunque siamo riusciti a portare questa famiglia sani e salvi. Giorno e notte abbiamo lavorato, abbiamo parlato, abbiamo chiamato, perché questa famiglia anche alle 3 di notte mi telefonavano perché avevano paura, siccome loro dove stavano in una specie di cantina. Infatti la ragazza, quando mi raccontava, diceva che in quelli 4 giorni che stavano in una specie di cantina c'erano secchi di immondezza, sempre con la paura. La loro madre diceva che se arrivano i talebani voi dovete nascondere sotto quelle secchie di immondezza, almeno 3 ragazze giovani. Diceva, almeno se succede a noi qualcosa, voi dovete rimanere sotto quelle secchie di immondezza. Ali, abbiamo solo un minuto e tu ci parli della paura. Noi ovviamente non riusciamo forse neanche a immaginarla, la paura che ha provato questa famiglia rinchiusa in uno scantinato per nascondersi. Quella stessa paura che tu hai provato quando eri in mare, arrivando qui, a un certo punto ti sei lasciato andare, chiedevi a Gesù perché nella mia vita ci deve essere solo dolore, e invece poi proprio lì lo hai ritrovato, e nella famiglia di Adila immagino che tu lo abbia ritrovato di nuovo. Sì, perché a volte la paura, perché ci fa capire che, infatti anche a me quando è successo durante il naufragio della Turchia, arrivo in Grecia, la nostra barca si è affondata, io sopra una tanica di benzina che galleggiavo sopra l'acqua, siccome mio padre spesso raccontava di Gesù, che in quel momento mi è venuta questa parola del mio padre: ma chi può essere Gesù? Se veramente c'è, mi può salvare adesso. In un minuto mi sono addormentato, quando ho aperto i miei occhi vedevo che toccava le rive del mare, e lì ho capito che c'è qualcuno che ti salverà, ma tu non devi mai mollare, non devi mai avere paura. Per questo che io ho affrontato anche questa paura, anche la paura di questa famiglia. In questi giorni questa famiglia vedo il sorriso, vedo quella felicità che loro dicono che a volte il primo giorno loro piangevano e dicevano che ancora non ci crediamo che noi siamo qui. Una delle sue sorelle diceva a suo marito, diceva che magari dammi qualche schiaffo se veramente io sto sognando o sono qui davvero. Anche loro quella paura che hanno passato, no? Io infatti ho pubblicato anche la mia storia dell'arrivo dell'Afghanistan fino in Italia su questi 2 libri che stanotte guardiamo le stelle, ho pubblicato con Feltrinelli. I ragazzi hanno grandi sogni. E su quei sogni noi ci fermiamo lì, perché vogliamo sognare di poterti avere qui in studio con la famiglia di Adila magari un giorno, e vedere anche noi quel sorriso che tu sei riuscito nel tuo piccolo a portare e a salvare delle vite umane. Grazie mille ad Ali Ehsani per essere stato con noi e soprattutto per aver fatto questo gesto straordinario che hai fatto. Giacomo.